oggi il ritiro con la squadra in Svizzera. Dove siamo di preciso, A Alfredo? St. Moritz. Alfredo Balloni, eh? Adesso tra poco vi facciamo vedere la bicicletta di Alessandro Ballanna. Del 2009. Proprio originale. Sì. Originale perché Alfredo ci ha corso insieme e poi l'hai presa tu la bicicletta. Sì, è un telaio che usavamo per fare la roubaix, è un telaio diverso dai telai tradizionali, telaio È un po' con il particolare. carro più lungo, è un po' più comodo. Adesso lo facciamo vedere. Ma che ci fai con sto sacco, Mauri? Busta la monnezza, metti tu sotto. Rosa? Vedi, non c'ho Kiwi. L'ho fatto da una busta questa qui per l'indifferenziata. Adesso la metto qui sotto, se no scende. Io sono abituato con le temperature viterbesi qui. Qui in Svizzera è più freddo. Qui in Svizzera è più freddo e mi tocca coprirmi uso. Adesso faccio vedere la bicicletta da Wheeler, questa qui di Alessandro Ballan, ma perché ce l'hai tu? Allora, era un telaio che mi ha fornito la Lampre in prova perché poi in primavera sarei dovuto andare a correre la Roubaix, il Fiandre, comunque tutta la campagna del nord. Questo è un telaio che utilizzavamo solo per le gare sul pavé. Facciamo vedere i particolari qua. Io ho notato qui il carro posteriore, ecco, vedi c'è scritto Alessandro Ballan con l'iride, questa era proprio la sua. Questo particolare col doppio attacco, la pinza freno normale per la bici da corsa, poi se giro qua, vedete, c'ha i due attacchi, stile ciclocross, che se uno voleva mettere il cantilever, metteva il cantilever, secondo me poi a quel punto cambiavano pure la forcella e mettevano una forcella stile cantilever, questo per mettere le coperture un po' più grandi, come se si trasformava un po' da ciclocross come bicicletta, su Sì, quel genere. sì. Qui è più lungo, si vede che c'è tanto margine di spazio, il carro posteriore è più lungo. Questa la usava per la Parigi-Roubaix? No, questa veniva utilizzata per tutta la campagna del nord, dalla prima fino poi Fiandre, alla. tutto ci Sì, sì, faceva. sì, sì. È proprio quella sua che ha utilizzato lui e poi l'hai presa tu. Non ricordo se l'ha utilizzata perché l'anno 2009, credo di ricordarmi, adesso vado a memoria, poi non so se mi ricordo bene, Ballan ebbe qualche problema fisico e non ricordo se partecipò alla campagna del Nord in quell'anno, quindi non so se è stata mai impiegata in gara. Comunque, un bel telaietto da collezione per quelli. Questa che anno è? 2009? Questa è stata fatta a fine 2008 per il nord del 2009. Questo è un bel pezzo da collezione per gli appassionati di biciclette vintage, anche perché credo sia l'unico pezzo al mondo. Ci sarà una o due? Guarda, sì, forse ci sarà una gemella che veniva utilizzata come bici scorta, forse, però non te lo saprei dire. Non Comunque, credo che ce ne siano più di due. queste ovviamente le ruote sono quelle No, va d'allenamento. bene, adesso la bici è anche sporca perché purtroppo nell'ultimo periodo non ci ho nemmeno tanto, ho avuto tanto tempo, l'ho trascurata un po'. Poi ci sono anche i pedali che Sì, i pedali sono da mountain sono da bike mountain perché bike. ti alleni con quelli lì da mountain bike. Attualmente sì, sto correndo in mountain bike, per cui per non cambiare tante scarpe ho E messo sui pedali comunque, da là. ottima bici. Bene ragazzi, dalla Svizzera è tutto, pollice in su sempre.